Molti non sanno che il Ponte di Maddaloni non è altro che un grosso acquedotto costruito nel 1753. I lavori dell'acquedotto, progettato da Luigi Vanvitelli su commissione di Re Carlo di Borbone, presero il via appunto nel marzo del 1753. Il 2 agosto del 1754 Re Carlo conferì ad Airola il titolo di città come ricompensa formale per lo sfruttamento delle sorgenti di Bucciano, che all'epoca era un casale della stessa Airola. L'opera compiuta fu inaugurata il 7 maggio del 1762. Le condotte in ferro furono realizzate nelle 8 ferriere costruite appositamente dal Vanvitelli in Calabria, lungo il corso della Fiumara Assi, Guardavalle, le quali furono parte costituente delle regie ferriere di Stilo. Le ferriere utilizzarono come minerale la limonite estratta dalle miniere di Pazzano e Bivongi. I lavori furono completati nel 1770 con una spesa complessiva di 622.424 ducati. Oltre al complesso di San Leucio, di fatto l'attività produttiva più rilevante è nata dall'indotto e la creazione dell'acquedotto, l'intera area casertana ha visto lo svilupparsi di molteplici attività imprenditoriali che fruttavano la forza motrice delle acque, come per esempio i numerosi mulini impiantati lungo l'articolato percorso dell'acquedotto.